Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas e anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184-486533 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Buona buona serata ben ritrovati a microfono aperto una trasmissione speciale un approfondimento dedicato in particolar modo alla protezione civile della regione Liguria e questo perché perché con l'avvento della nuova giunta regionale guidata da presidente Giovanni Toti c'è un'impronta di cambiamento nel sistema della protezione civile un cambiamento avviato anche sulla scia della collaborazione che è stata stretta fra la Liguria e la vicina Lombardia ma non è soltanto questo perché ad esempio nel settore antincendio boschivo, una collaborazione fra volontari liguri e lombardi già esisteva. Quest'anno è stata estesa, prima i volontari lombardi venivano ad aiutare i liguri soltanto e soprattutto nella parte a levante. Quest'anno invece, ahimè, anche a causa dei tanti numerosi incendi che si sono verificati a ponente, una loro sede operativa è stata installata presso il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Però vi dicevo un cambiamento che si sta attuando per cercare anche di potenziare la Protezione Civile a Ligure in stretta sinergia col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. E allora partiamo dall'inizio, cominciamo con una scheda preparata da Federico Marchi per centrare l'argomento. Da alcuni anni in estate è operativa una collaborazione tra i volontari della Protezione Civile della Liguria e quelli della Lombardia, soprattutto per far fronte ai numerosi incendi boschivi che devastano l'entroterra Ligure. Abitualmente i volontari Lombardi venivano destinati nelle levante della regione, ma quest'anno, per la prima volta, una loro base operativa è stata sistemata nel comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato d'Imperia. E lo sviluppo degli incendi ha premiato questa scelta. Il territorio imperiese infatti, da giugno a settembre, ha visto decine di focolai, quasi tutti di origine dolosa. Circa 500 ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti a causa delle fiamme appiccate in modo insensato dall'uomo. I roghi più grandi si sono registrati a Ventimiglia, a Terzorio e a Pietrabruna, in zone purtroppo già pesantemente colpite in passato. I volontari della Protezione civile della Lombardia, insieme a quelli imperiesi, al Corpo forestale dello Stato, ai vigili del fuoco, agli elicotteri del Servizio antincendio regionale e ai canader del Sistema nazionale, hanno operato incessantemente per arginare gli incendi e garantire la sicurezza delle abitazioni e delle coltivazioni. Diverse decine anche i pattugliamenti compiuti sul territorio da volontari liguri e lombardi, che hanno percorso in totale migliaia di chilometri per garantire un ampio servizio di prevenzione ed un pronto intervento in caso di necessità. Un sistema più che collaudato che verrà mantenuto anche nel prossimo futuro grazie ad una ancor più stretta sinergia tra le regioni Liguria e Lombardia. Come vi dicevo, appunto, eh, questa nuova protezione civile regionale, chiamiamola così, o sarebbe forse più giusto dire queste nuove direttive, nuove linee guida del sistema regionale ligure di protezione civile, sono tenute a battesimo direttamente dal Dipartimento nazionale, cui si è rivolto il Presidente Toti, l'assessore Giacomo Gianpedrone, che è l'assessore responsabile del settore, insieme all'assessore Stefano Mai, che invece è responsabile del settore agricoltura e quindi dell'antincendio boschivo. Protezione civile antincendio boschivo dovranno comunque, come sempre del resto, lavorare e ragionare insieme e il volontariato insieme alle istituzioni, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco in primis. Una, una questione che è stata affrontata con tutte le forze coinvolte, quindi volontari, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, c'era anche il Prefetto. Ma soprattutto a Imperia c'era il capo dipartimento nazionale della protezione civile, l'ingegner Curcio. Una visita strettamente riservata e operativa, le telecamere di Imperia TV sono state ammesse in via eccezionale, hanno potuto quindi incontrare, abbiamo potuto incontrare grazie alla sua disponibilità l'ingegner Curcio e vi proponiamo queste dichiarazioni rilasciateci in esclusiva. Ingegner Curcio, una visita non solo in Liguria, anche qui ad Imperia, perché con la Liguria sta nascendo un progetto. Finalmente il Dipartimento della Protezione Civile è chiamato direttamente dalla Regione per avere quel ruolo da protagonista che gli aspetta per guardare avanti, creare un po' una sorta di nuova protezione civile Ligure. Ma a dire il vero, noi con la Regione Liguria, come con altre Regioni, siamo in costante contatto da sempre. Cioè, il sistema di protezione civile è un sistema sussidiario che vive del rapporto con le regioni. Eh, anche questa giunta regionale, la nuova giunta regionale insediata, ha ritenuto opportuno ehm, investire nel rapporto col sistema nazionale. Noi siamo ovviamente ben contenti perché investire sul territorio significa eh, investire poi nella capacità del territorio di dare una risposta in primo luogo sul territorio e poi certamente a livello nazionale. Quindi eh, stiamo iniziando una collaborazione nel senso che eh, la Regione ha espresso la, la volontà di fare delle modifiche sul sistema regionale di protezione civile, noi come facciamo da altre parti e lo facciamo volentieri anche in Liguria seguiremo, daremo i nostri consigli in quella che è la sussidiarietà e anche l'autonomia che le Regioni hanno nel, nel costruire il proprio sistema regionale di protezione civile e credo che insieme potremo fare un buon lavoro. Ecco Ingegner Corcio c'è già una collaborazione con la Lombardia, quindi le regioni che lavorano insieme, non solo si parlano ma cercano di lavorare anche insieme. Per, soprattutto ora si comincia per gli incendi boschivi che ahimè in questo territorio sono un problema grave, ma è un ragionamento che può funzionare a 360 gradi. Sì, sì, certo. Questo è un ragionamento che funziona a 360 gradi. Le regioni si incontrano periodicamente anche con la presenza del Dipartimento ma anche direttamente tra di loro in, per ragionare in materia di protezione civile nei Progetti che hanno eh, comuni a livello nazionale, quindi il rapporto tra le regioni è fondamentale. Lo abbiamo visto nelle grandi emergenze, dove le regioni per il tramite del Dipartimento arrivano sui territori colpiti e aiutano. Chi di volta in volta ha necessità, ancora di più lo facciamo nella fase di previsione e prevenzione. Eh, lo stesso sistema di allertamento nasce da una concertazione che viene fatta a livello regionale. Quindi la catena del sistema di protezione civile è l'integrazione anche tra le diverse regioni. Se poi le regioni sono limitrofe, operativamente stabiliscono dei protocolli operativi snelli, rapidi, allora l'azione di eh, supporto reciproco è più rapida e migliore, quindi va bene anche per il livello nazionale aspetto di grande importanza, soprattutto di questo incontro imperiese, il capo del dipartimento della protezione civile con le istituzioni, col prefetto, il comandante della forestale dei vigili, ma anche con i volontari, insomma, un dialogo aperto con tutte le forze che compongono il sistema protezione civile. Sì, un bel sistema, devo dire, ringrazio tutte le forze che sono intervenute, il prefetto di Imperia, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato, i colleghi della regione Liguria e Lombardia, eh, è ovviamente il mondo del volontariato che consente come dire, di rendere questo anche eh, pratica operativa tutti i giorni. Qua eh, abbiamo sperimentato, ma non quest'anno, è oramai di consuetudine da diverso tempo un gemellaggio tra volontariato, significa eh, persone che nel tempo libero dedicano la propria attività ad un sistema di protezione civile, ma in maniera volontaria, organizzata, attrezzata su una campagna IB che quindi ha delle specificità particolari, quindi è un volontariato anche specializzato su questo tipo di attività e quindi su questo il Dipartimento c'è, ne è ben contento e credo che sia un bel messaggio diciamo per il territorio ligure ma anche per le altre realtà nazionali. Anche per quei giovani che magari quando vedono le calamità poi vogliono aiutare, vogliono essere protagonisti, ecco far sapere che loro che lo si può essere tutto l'anno, anche in tempi tra virgolette di pace come dire. Sì, esattamente, il messaggio è proprio questo. Eh, noi siamo, come dire, ovviamente eh, lo spirito di essere disponibili e collaborativi e mettersi a disposizione durante l'emergenza è una cosa che non può che essere apprezzabile. Quindi chiunque si dà da fare durante l'emergenza è apprezzabile, però va fatto in maniera organizzata. E quindi sapere che c'è una struttura eh, nel volontariato organizzato di protezione civile che questo lo fa 365 giorni l'anno. Con dei DP, quindi con dei dispositivi di protezione individuale, conoscendo il sistema nel quale si muove, è importante anche per chi si vuole mettere a disposizione e farlo in maniera organizzata e, e anche inserita in un contesto istituzionale. Ricordiamoci che il volontariato è struttura operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Un incontro, vi dicevo, fra tutte le istituzioni, anche il mondo del volontariato e rappresenta anche il prefetto Silvana Tizzano, prefetto della provincia d'Imperia, molto attenta alla realtà del territorio, molto attenta anche eh, a tutto quello che riguarda, come possiamo dire, la, lo sviluppo di eh, nuove iniziative a favore della collettività. E in queste iniziative, ovviamente, la Protezione Civile eh, raggruppa, un ruolo, assume un ruolo assolutamente fondamentale, soprattutto nei casi di emergenza ma anche per quello che riguarda la prevenzione eh, da attuarsi nel territorio per evitare le emergenze. Sentiamo il prefetto. Eccellenza, una serata importante, un incontro di approfondimento istituzioni e mondo del volontariato, un unico fine, quello di lavorare per la collettività. Sì, credo che sia proprio questo il, il senso e il valore di questo incontro, incontro che mi ha fatto molto piacere avere qui il capo dipartimento della protezione civile, è stata una bella occasione anche per confrontarsi su tematiche e su questioni che ci vedono innanzitutto uniti nella, nella stessa direzione e convinti sempre di più che a fianco delle istituzioni è importante che dare un buon volontariato, un volontariato coeso, un volontariato capace di affrontare ogni tipo di situazione, così come si è dimostrato sia quello locale sia quello gemellato della Regione Lombardia. Ecco, anche importante il dialogo fra istituzioni e volontariato, ma all'interno delle istituzioni stesse, questa sera mi pare sia emerso. Sì, certo, è importante, ma devo dire che insomma, in questa regione si registra un, un buon livello di cooperazione, ci sono ancora delle cose che bisogna mettere a punto, ma insomma, fanno parte del, diciamo, del, del gioco, bisogna ancora sistemare alcune cose anche nelle, in quelle che sono delle le attività che ci vedono appunto vicine, lavorare insieme, sia pure per ruoli e competenze diverse. In questi anni il corpo forestale dello Stato della provincia di Imperia ha costituito un esempio importante. Lo stesso capo dipartimento ha detto che porterà a Roma l'esempio imperiese di lavoro stretto sinergico fra forestale e volontari, un eh, lavoro che ha dato ottimi risultati, un lavoro che non dovrà essere soprattutto disperso nel prossimo futuro. Sappiamo che ormai il corpo forestale dello Stato cambierà pelle quantomeno, per non dire che scomparirà, ma eh, comunque cambierà pelle e quindi bisognerà anche capire che cosa accadrà, chi andrà al coordinamento dell'antincendio boschivo che soprattutto in provincia di Imperia è un qualcosa di fondamentale e nevralgico. Quello che è stato fatto di buono si spera possa rimanere nel futuro, perché ci sono voluti anni eh, per creare una struttura funzionante apprezzata anche dal Dipartimento Nazionale. Eh, purtroppo ci vorrebbe davvero eh, poco tempo di disorganizzazione per rischiare di compromettere tutto questo. Speriamo che non accada. Sentiamo il comandante provinciale della forestale, dottor Micillo. Comandante Micillo, un po' il punto della situazione di questo chiamiamolo gemellaggio, anche se si tratta di un gemellaggio molto operativo fra volontari Lombardi e Liguri, eh, diversi purtroppo gli incendi boschivi sui quali confrontarsi. Un bilancio tenuto insieme al Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Che significa insomma un occhio di riguardo per un territorio che ha bisogno di attenzione? Sì, in effetti siamo alla terza settimana di gemellaggio con i volontari della Lombardia, un'esperienza molto, molto positiva. Chiaramente, perché ci hanno molto aiutato in un periodo che ci ha visto molto impegnati sul, sul fronte degli incendi boschivi. L'estate continua ancora con eh, molto caldo, vento e cose del genere, quindi, purtroppo, il fenomeno incendi è tutt'altro che passato. Sono esperienze utili, le abbiamo fatte anche in passato. Ma devo dire che questa con i Lombardi si sta rivelando molto molto positiva. E cioè, ci sono delle cose che sicuramente loro impareranno da noi ma altrettanto perché ognuno porta sempre avanti delle iniziative, delle, delle novità che sono legate al proprio territorio e che alle volte possono essere anche utilizzate da altre parti. Sembra che il capo dipartimento della protezione civile sia partito da imperi arricchito con un'esperienza forse anche da portare a livello romano. Ma insomma... Tutte le esperienze sono sempre positive. Poi, insomma, questa provincia lavora con il Dipartimento da tanto tempo, non ultima l'esperienza che abbiamo fatto con i volontari in Grecia nel progetto Prometheus. Quindi sì, è vero, noi diamo il nostro contributo, ma riceviamo anche molto dal Dipartimento. In questi anni effettivamente ci hanno dato la possibilità di sviluppare molti progetti. Ecco, diciamo che si è seminato molto bene, un raccolto che andrà mantenuto anche più in là, anche nel futuro, anche se in questo futuro non ci dovesse essere il corpo forestale di oggi o dovesse esserci qualcosa di diverso. Insomma, sarebbe una brutta cosa per il territorio perdere quello che si è creato. Beh, è il sistema che lavora in questa provincia nell'antincendio boschivo, insomma, è il frutto degli sforzi di tanti tanti soggetti, non solo ovviamente del corpo forestale dello Stato. Costato tanta fatica per arrivare a questo livello di efficienza, insomma, è un sistema che viene molto apprezzato anche nel resto d'Italia. Quindi, sarebbe un peccato buttare via questa cosa. Quello che è stato fatto è molto importante e chiunque dovrà continuare a gestirlo è bene che ne faccia tesoro e che lo curi, insomma, come un figlioletto, come, come lo consideriamo noi. Quando si parla di collaborazione di sistema protezione civile non si può non parlare, non fare riferimento anche dei vigili del fuoco, che sono diciamo, l'istituzione più rappresentativa del Corpo Nazionale, come corpo nazionale del Sistema Nazionale della Protezione Civile, eh, fatto da tutte le istituzioni e dal volontariato. L'istituzione di soccorso tecnico principale è quella dei vigili del fuoco, non a caso a questo incontro in Periese era presente anche l'ingegner Bruni, comandante provinciale. Sentiamolo. In generale, i Vigili del Fuoco insieme al Corpo Forestale, i volontari Liguri e Lombardi, insomma una serata a 360 gradi tenuta a battesimo dal Capo Dipartimento della Protezione Civile. Mi sembra che si traccino delle linee anche per traguardare un nuovo futuro. Sì, direi un bel segnale oggi avere qui con noi il capo del il capo Dipartimento di Protezione Civile, un segno d'attenzione del centro di Roma sul nostro territorio, territorio difficile, ancora oggi siamo stati impegnati insieme con i colleghi della Forestale, con i volontari negli incendi che da quest'ultimo mese ci sta impegnando. Eh, Imperia è un esempio, un esempio di sinergia, di collaborazione e che penso sarà la continuità del, del nostro lavoro su questo territorio complesso, su questo territorio climaticamente esposto a questi eventi, eventi importanti di incendi boschivi e che potremmo dopo domani purtroppo avere eh, trasportati su esigenze di carattere idrogeologico, alluvioni, cose che siamo abituati ad affrontare e che dovremo sempre di più affrontare appunto con questo sistema, questo sistema di squadra, di sinergia, vigili del fuoco, forestare, volontari, con la prefettura che ci coordina, sempre presente, sempre, sempre pronta a coordinare, ad aiutarsi in questa difficoltà. Non a caso proprio alcuni giorni fa mentre qui spegnevamo gli incendi e alla Spezia spalavano acqua e fango. Ecco, una situazione che sembra paradossale ma alla quale ci stiamo ahimè purtroppo abituando. Esatto, è la caratteristica del territorio Ligure. Eh, sappiamo bene che dopo la stagione degli incendi boschivi, quando il terreno viene, viene così sollecitato da, da questi eventi, alle prime piogge, che purtroppo ormai non sono più piogge ma sono forti temporali, sono forti, forti alluvioni, il terreno non è preparato, anzi è indebolito e gli eventi, gli eventi poi di, di sesto idrogeologico sono quelli che sono all'ordine del giorno. E terminiamo quindi qui questo escursus sulle novità e sul vertice imperiese dedicato alla protezione civile e all'antincendio boschivo, sperando che eh, quello che è stato ben seminato possa portare dei frutti, possa essere raccolto e non venga invece eh, disperso, ahimè, dai tagli e dai cambiamenti futuri. Un auspicio che facciamo soprattutto per il bene nostro di collettività, eh, perché eh, tutto questo deve servire ovviamente alla collettività e al. Alla il mantenimento del territorio, la prevenzione dai disastri che sono gli incendi boschivi ma dai disastri che sono anche le alluvioni, il dissesto idrogeologico. Se tutto il sistema funziona funziona per la gente, è quella l'unica via, l'unica chiave di lettura che abbia un senso. Grazie per la vostra attenzione, un arrivederci, una buona serata. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.